Marco Gradoni, 13 anni, romano di nascita ma fanese di adozione, neocampione del mondo di vela classe Optimist, nato e cresciuto velisticamente al Club Nautico Fanese. Tirato su dai genitori a piadine e cime, non ha tardato a dimostrare la sua tempra, come ricorda il suo primo istruttore di vela, Marco Zeppi, che lo ha tenuto a battesimo col primo corso e con cui si è allenato fino all'anno scorso. Fin da subito dimostrò parte un grande interesse, grande curiosità, che sono poi le parole per poter crescere e arrivare un po' ovunque. E comunque, insomma, ha dimostrato fin da subito una grande attitudine e una gran propensione per questo meraviglioso sport che è la vela, insomma. In Thailandia Marco ora è salito sul tetto più alto del mondo nella classe Optimist, interrompendo il digiuno dell'Italia da 18 anni. Nella classe d'ingresso del mondo velico agonistico, imbarcazioni monoalbero, senza fiocco, ma classe olimpica, e chissà che fra 7 anni non lo rivedremo lì. È stata una gara, diciamo che sono stato sempre molto costante dal primo all'ultimo giorno, e in tutto il campionato è durato 8 giorni, i primi 3 giorni ci siamo allenati e poi abbiamo fatto 6 giorni di regata individuale e 2 di regata squadre. I primi 2 giorni ero secondo, poi tutti gli altri giorni, tutti il resto degli altri 4 giorni ero scalato sempre fino a primo. E poi l'ultimo giorno siamo usciti, da che ero primo su 13 punti dal malese Fauzi, siamo usciti, però non abbiamo fatto nessuna regata, quindi abbiamo festeggiato e siamo rientrati. Marco ha voluto festeggiare anche a Fano il suo mondiale, tra chi lo ha messo in acqua e dove si trova praticamente a casa e dove passa sistematicamente tutte le sue vacanze. Abbiamo visto che era un ragazzo molto portato, già dall'anno successivo ha cominciato a fare le prime regate di club e poi è entrato nel circuito degli Optimist, che è la classe dei ragazzini per l'introduzione all'agonismo.